ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qui, ragazzi. Siamo, no? Ho sbagliato l'Italia. Vabbè, oggi siamo qui, ragazzi, nella carriera col Barcellona. Però oggi, ragazzi, giocheremo le seguenti partite. Vediamo un po'. Allora, l'amichevole contro l'Inghilterra, la partita contro il Borussia Dortmund e poi direi per ultima la partita contro l'Atletico. E magari simuliamo quella contro il Mallorca, che tanto non serve. E va bene, giochiamo tre partite oggi, non c'è niente da fare, direi. Quindi partiamo, andiamo a giocare contro l'Inghilterra. Anzi, cambio di programma, simuliamo quella contro l'Inghilterra. Come simuleremo quella contro la... Abbiamo perso 2-1, no, di poco, peccato. Come simuleremo anche quella contro il Leganés e poi giochiamo le altre due. Perché? Perché sì. E poi giochiamo quelle che vi ho detto prima. Perché sei infortunato? Chi sei infortunato? No, Gerardo, ma proprio te ti devi infortunare, ti odio. E vabbè, entra un TT, nonostante non dovresti, entra lo stesso, sti cacchi. E chi, ma chi entra? E vabbè, mettiamo Ansu Fati. Va bene. Quindi, vabbè che tanto questa qua effettivamente l'avrei giocata con la formazione di riserva, quindi alla fine sti cavoli, però... Però è sempre... Va bene, allora a sto punto, dato che usiamo questa qua, facciamo così, tac, fatto. E simuliamola. Quindi simuliamo una partita, vediamo un pochino... Una. Veramente abbiamo vinto solamente 1-0. Ma che tristezza. Cioè, il Real ci ha vinto 2-0. E pensate un po', il Real Valladolid ci ha vinto 4-0. Sempre se era quello, non ne sono sicuro. Yay. Bene, andiamo a giocare contro il Borussia Dortmund. Eccoci, facciamo questa. Ma perché è così tanto alto il volume? Mannaggia la miseria, raga. Allora, vediamo. Raga, questa qua se la vinciamo siamo qualificati al 100%, credo. Vero? Siamo qualificati al 100%. Fatemi controllare. Andiamo, vediamo un po' di matematica. Allora, andiamo a 13, l'Inter. Sì, siamo automaticamente qualificati, quindi andiamo a giocare. Comunque, raga, ho appena calcolato che in verità ci qualificheremmo automaticamente anche se questa qua la dovessimo pareggiare, anche se questa qua dovesse finire in pareggio alla fine, perché noi siamo a 10 punti, l'Inter è a 5, l'Inter ovviamente contro lo Slavia Praga vincerà portandosi a 8 punti, più o meno quelli, quindi noi pareggiando faremmo un punto da 10, arriveremo a 11 e saremo automaticamente vincitori. Anche perché, ragazzi, alla fine la prossima partita, indovinate proprio contro chi sarà, contro l'Inter, quindi... Quindi stiamo tranquilli, l'importante qua è qualificarsi, poi con quanti, poi se primi o secondi non fa niente. Più che altro mi piacerebbe più albero! Mi piacerebbe di più qualificarmi come primo perché guadagno più soldi. Perfetto, raga. Una volta l'ho tirato un calcio di punizione e ci ho segnato, quindi devo vedere di fare la stessa identica cosa. Il problema è che mi dà fastidio. Ecco qua. Vediamo un po'. No, l'ha presa Burki. Peccato. Ah, tra l'altro vi ricordo, ragazzi, che il Borussia Dortmund non ci ha regalato i 3 punti, ma ce ne ha regalati solamente uno. Quindi vediamo di fare brutto, perché adesso ci dobbiamo recuperare. Lionel Messi sulla fascia. Passa per Frenkie de Jong. Che si gira Frenkie de Jong. Prova il tiro di de Jong. Alle stelle. Il pallone del numero 16, se non sbaglio, della formazione catalanese. Peccato. Attenzione, Sancho. Prova il cross in mezzo. Prende Ter Stegen nelle sue belle manonne calde. Con quei guanti si verranno sicuramente calde. Perché, ragazzi, li ho usati i guantoni. Però Griezmann in contropiede, si può dire, contropiede. Prova Griezmann! Antonio Griezmann sbolocca la partita per il Barcellona al 24esimo minuto. Il gol dell'ex Atletico Madrid. Perfetto.
protezioni al Caser, chiude De Jong. Comunque De Jong quindi non è il 16 e il 21. Caspita. Vabbè, attenzione, Sancho la può mettere dentro Sancho. Prova il cross in mezzo per il numero 28 che non so chi è. Poi Brandt però recupera la palla, gira sull'area. Prova il passaggio in mezzo, para Ter Stegen. Mio Dio, ragazzi, mio Dio, poi prende Messi. Grande Messi. Grande Messi. Mamma mia, signori, che paratona del numero 1 della formazione di Catalogna. Luis Suarez apre per Lionel Messi, che poi la mette dentro, dove c'è a cercare la testa di Griezmann, che però viene chiuso. Ragazzi, fine del primo tempo fra Barcellona e Borussia Dortmund. Vi giuro, ragazzi, mi è venuto un colpo. Prima hanno fatto un'azione prima che non ho recato perché non me l'aspettavo. Ter Stegen ha fatto una cavolata, rischiavamo di prendere gol, vi giuro mi è venuto un infarto. Ma iniziamo questo secondo tempo. Comunque l'Inter e lo Slavia Praga stanno pareggiando, Ci sta andando bene per il momento. Palla buona per Antonio Griezmann, che crossa in mezzo, deviato dal difensore. Calcio d'angolo. Raga, tanto di calcio d'angolo non ci segniamo. A meno che... peccato. Bella Luis. Alcacer. Se lo marca, prova il tiro. Alza sopra la traversa e nemmeno di poco alla fine, direi. Ma va bene. Tra l'altro, raga, mi sono messo in ultra difensivo. Sto cercando di mantenere questo 1-0 perché per noi questo 1-0 è importantissimo. Però, mamma mia, che avventura di Luis Suarez per Lionel Messi! Mamma mia, che intervento del numero 16 della formazione di Dortmund. Peccato, mamma mia. Attenzione Kevin Hazard sulla fascia destra. Prova il cross in mezzo, prende un TT e butta via. Meno male. Raga, io sto giocando in difesa come non so cosa. Aiuto. Che palla per Luis Suarez. Tutto solo davanti ai Burchi. Prova a tirare Luis Suarez. Non ci posso credere. Che errore della punta uruguagia. È uruguagio Suarez. Sì? Credo di sì, vabbè comunque. Palla per Griezmann, cross in mezzo a cercare la testa di Luis Suarez, che però non può prenderla. Poi di nuovo pallone per Rakitic, che la passa a Messi. Palo clamoroso della formazione. No! Palo, va bene, lasciamo stare. Palla per Messi, servito da Luis Suarez, prova il tiro Messi! Lionel Messi trova il raddoppio per la formazione di Barcellona all'87esimo. Il capitano, signori, che questo gol ormai non serviva più a niente, però va bene lo stesso. Sarei stato più felice se fosse stato tipo 60esimo, però va bene, l'importante è che sia gol. Attenzione, Luis Suarez nei minuti di recupero. Luis Suarez corre, Luis passa al centro per Burki. Va bene, tanto dopo questo rinvio dovrebbe finire il tempo. Eccolo! Il triplice fischio dell'arbitro che comunica ai tifosi del Barcellona che sono qualificati agli ottavi di Champions League. E va benissimo così, perfetto. Andiamo a giocare contro l'Atletico. Raga, Slavia Praga e Inter hanno pareggiato. Non ci credo. Allora, vediamo un po'. Facciamo così, c'è sempre l'intervista dato che dobbiamo affrontare l'Atletico Madrid, quindi bene, bene, bene. Abbiamo portato il morale al massimo, raga. Perfetto, adesso andiamo a giocare però. Quindi ragazzi, andiamo a giocare con la formazione titolare che prevede nessun cambiamento oltre a un TT al posto di Piqué che è infortunato e andiamo a giocare contro l'Atletico. Cioè, ragazzi, io non mi capacito di capire una cosa. Perché Rakitic nella foto non so come si chiama, della carta, diciamo, ha i capelli corti e invece nel gioco, però, se guardate la grafica, ha i capelli lunghi? Perché? Vabbè. Comunque, ragazzi, eccoci quindi qui al Wanda Metropolitano di Madrid per andare ad affrontare la cugina della squadra che abbiamo affrontato 2 giornate fa, ovvero l'Atletico Madrid. E vediamo di batterli male. Partiamo subito bene con Griezmann.
Chiude Jimenez. Siamo partiti bene, dai, mi piace, mi piace, mi piace. Coque, chiuso da un TT. Meno male. No, di nuovo Coque però. Per Herrera! Prova a girare Herrera! Respinge Ter Stegen, ma che però rifinisce di nuovo lì. Aia! 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 Caspita! In contropiede ci hanno distrutti. Naccia la miseria. Però Suarez subito. Raga, vi ho messo tutti in attacco. Se non venite qua adesso proprio. Raga, no. Morata, esci da lì. Porca vacca. Madonna, raga. Sto sudando. Cerchiamo di recuperare quest'1-0. Grazie. Che... Vabbè. Rashford sulla fascia sinistra. Cross in mezzo a cercare Koke, che però respinge l'estremo difensore. Come si dice? Qual è l'aggettivo di Barcellona per dire che quello là è di Barcellona precisamente? Non lo so, vabbè. Palla per Griezmann. Si gira Griezmann. Prova, no, fermato da Trippier. Ma porca vacca. Trippier, perché devi distruggere il tuo connazionalità? Ma uff! Palla per Suarez, che prova a tiro! Luis Suarez pareggia i conti contro l'Atletico Madrid al 45esimo! Oh, ce l'abbiamo fatta! Mamma raga, quanta sofferenza! Cioè, ne alza nemmeno troppa, però quanta sofferenza! Mio Dio! Antonio Griezmann. Si gira Antonio per Franco De Jong, per Suarez. Quante volte sto dicendo per Lionel Messi, che poi la sta filtrando per Rakitic, prende Oblak. Ah, peccato. Griezmann per Lionel Messi, Lionel Messi! Para Oblak. Poi vabbè, viene respinta in angolo. Vai, 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 vai! Perché per una volta che siamo noi ad attaccare, non loro! Attenzione, Antonio Griezmann, filtrante! Ma che cos'è sto coso? Però funziona! Mizzica! Leo, ma dove la lanci? Mamma mia, ha ucciso qualcuno quel pallone! Fine della partita, ragazzi! 1-1 tra Atletico Madrid e Barcellona. Pareggio meritato, nonostante credo abbiano effettivamente fatto più tiri. Sì, decisamente. E vabbè, comunque ci sta alla fine, perché comunque non riuscivano sempre a tirare. Però effettivamente ha giocato meglio l'Atletico, ma non così tanto da meritarsi anche le vittorie. Oh, meno male che c'è Luis. Oh. Bene ragazzi, quindi io direi di allenare questi. C'è fra gli altri. Non c'è. Perché non ho messo nell'allenamento De Jong, deficiente che sono? Oh, perfetto. Vediamo un po' di allenarli. Mamma mia, raga, la partita contro l'Atletico, vi giuro che è stata. Ma è stato proprio brutto. Ma l'ansia. Sapete che cos'è l'ansia? Ecco, in quel momento ne avevo troppa anche. Vi giuro, continuavano ad attaccare in continuo. Va bene. Quindi ragazzi, direi di simulare questa partita contro il Mallorca, che dovrebbe essere messo molto male, credo. Fatemi vedere un pochino. Dov'è messo? Al momento è 16esimo, non è messo nemmeno così male, dai. E tra l'altro ragazzi, siamo al momento primi con una partita in meno. Perfetto. Bene, mi piace, andiamo a simularla questa, grazie. Ovviamente ragazzi, vabbè, ci vediamo questa conferenza. Ovviamente ragazzi scenderemo con quella di riserva, perché giocare con altre non ha senso, onestamente, quindi tanto il Mallorca è neopromosso, non serve andare. No, vabbè. Non credo che serve effettivamente fare poi così tanto. Va bene, quindi andiamo a giocare, a simularla, se a giocarla. Andiamo a simularla contro il Mallorca. La vinciamo per 4-0, doppietta di Arthur. Porca vacca, raga. Cioè, va bene, ok.
Dopodiché ci rimane la partita con l'Inter, che simulerei onestamente, perché tanto comunque noi il girone l'abbiamo passato. Adesso l'unica cosa per noi è cercare di ostacolare l'Inter e far passare il Borussia Dortmund. Perché ragazzi? Perché sono juventino, quindi... Messi ha un gol in meno di Neymar. Va bene, andiamo a simulare questa partita. Perché tanto non serve giocarla. Vediamo di vincerla, magari anche simulando. 2-0 abbiamo vinto. Però, e Skriniar è stato... Vabbè, non mi interessa. Griezmann e Dembélé. Ho fatto giocare di nuovo quella di riserva? Sì. Fa niente, va bene così ugualmente. Bene, ragazzi. Benissimo. Siamo qualificati a pieni punti, abbiamo guadagnato pure un bel po' di soldi adesso, che per il Barcellona ormai non servono a niente, anche questo è vero, però dato che 27 milioni per il Barcellona sono un euro per noi comuni mortali alla fine, quindi... Oh, Messi, miglior giocatore dell'anno, signori! Signori! Bella robetta! Fatemi un attimo vedere per curiosità chi è passato in Champions, che comunque è gente che prima o poi dovremmo affrontare. Quindi effettivamente... Ma scusate. No, ma veramente. Non ci credo, pure il Borussia... Va bene, ok. Siamo gli unici che non hanno pareggiato col Borussia Dortmund. Allora, vediamo un po' chi contro chi saremo. Allora, PSG Real, Tottenham e Bayern. Shakhtar e Manchester City, Atletico Madrid e Juventus, Liverpool e Napoli, Barcellona Dortmund, Lione e Lipsia, come nella vita reale se non sbaglio tra l'altro, Valencia e Ajax. Qua se passava il Chelsea e se ne andava l'Ajax era corretto come girone. Va bene, quindi top, perfetto, benissimo. Ok, quindi ragazzi, direi che da questo episodio vi ricordo di lasciare like, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e su Twitch, link in descrizione, attivate la campanellina per ricevere tutti i video da moi, e da questo episodio è tutto, bye bye!